Telefonata intanto, ci ha atteso pazientemente. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti i presenti e saluto gli ospiti della trasmissione. Sono Francesco Grevina, sono stato nominato da pochi giorni come il uomo padre delle battaglie per l'aeroporto. Uno dei padri. Noi siamo sempre dalla parte della legge, nel rispetto pieno della legge, e quindi sono stato nominato procuratore generale della City Line Suisse. Vorrei fare innanzitutto delle precisazioni. La City Line Suisse è una società aeronautica certificata atta a gestire rami d'azienda di altre compagnie aeree, come già succede a Bari, che c'è la compagnia aerea Travelfly, che non è una compagnia aerea ma gestisce un ramo d'azienda della Mistral Air, prende il noleggio in ACMI, sarebbe noleggio Aircraft Insurance Crew Equipaggi, noleggiano per un anno intero un aeromobile con un programma aziendale. Quindi la City Line Suisse fa questo. L'intento della City Line Suisse di aver scelto Taranto è stato dovuto all'azione dell'associazione Taranto Vola, che ha promosso l'aeroporto per le sue potenzialità turistico-ricettive e anche come movimentazioni passeggeri, e l'importanza che il vero aeroporto interregionale che asserve tutta la Basilicata e il nord della Calabria. Voglio fare un'altra precisazione ai signori politici. È vero che ci sono i piani regionali trasporti, gli accordi che hanno fatto, però sulla base di tutto c'è un contratto di concessione che Aeroporti di Puglia, all'epoca dei fatti SEAP, ha sottoscritto e si è impegnato per tutelare, promuovere, garantire tutti i servizi sull'aeroporto di Taranto, che tra le altre cose ha avuto in concessione 4 aeroporti. I programmi dove lì c'è una società aeronautica o una compagnia aerea, nel caso specifico la City Line Suisse come società aeronautica, ha chiesto e ha comunicato, anzi non ha chiesto, ha comunicato ufficialmente che opererà a partire dal 14 aprile con una compagnia certificata EASA europea, con normale contratto, che andrà a comunicare ufficialmente all'ENAC chi è la compagnia, il certificato di operatore aeronautico, non mi lasci finire dottor Abate, il certificato di operatore aeronautico e tutto il programma ufficiale. Attualmente ad oggi sono stati concessi dall'autorevole ente Eurocontrol di Bruxelles tutti gli slot. Quando l'Eurocontrol concede gli slot vuol dire che la società in questione è autorizzata a operare su Taranto senza avere restrizioni da nessuno. Noi abbiamo chiesto ufficialmente, dal 14 aprile faremo il diavolo a 4, i voli partiranno regolarmente. Okay. E noi e l'azione del presidente della City Line Suisse, il dottor Renzo Bianchini, non è quella di fare la guerra ad Aeroporti di Puglia assolutamente, ma la sua sola intenzione è quella di ampliare l'offerta di continuità di voli, di collegamenti dalla Puglia con rotte alternative di quelle che vengono offerte a Bari. Ok, Gravina, io la ringrazio. Purtroppo i tempi televisivi sono abbastanza tirannici. Avremo modo anche di invitarla perché ci farebbe piacere proprio comprendere effettivamente lo sforzo che state facendo e i benefici, no, per tutta l'area ionica. Ora ci in studio, ultima parte di Polifemo, completiamo le problematiche aeroportuali con Cervellera, ma il telespettatore è sovrano. Raccogliamo la telefonata. Buonasera, vede Cervellera? Questa è la TV della città. Posso? Prego. Buonasera, sono Alfredo Luigi Conti. Ci mancava, signor Conti. ho provato da un bel po' di tempo, poi è riuscito, la questione dell'assessore, la telefonata, sì, mi hanno, bypassato. Allora, io sono contento che ci sono persone come Alfredo Cervellera, come Mazzarano e come il Cristella. Allora, io, considerando che ci sono tutte e tre, io dico... Pentassulli ha detto che io non tradisco. Bene, io mi auguro che veramente, come presidente della quinta commissione, riguardante la questione aeroporto, non tradisca, ma non tradisca non solo lui, ma tutti voi che rappresentate noi in ambito regionale.
È ovvio che la causa... Lui è presidente Alfredo Conti del movimento Taranto Voglia di Volare, no? Esatto, così. Io sono il presidente del movimento Taranto Voglia di Volare. È ovvio che tutti noi desideriamo che voi ci rappresentaste in maniera passionale, ma non oltre passionale, anche con dati di fatto. I dati di fatto sono questi. Stasera abbiamo ricevuto quest'altra notizia, siamo ufficialmente uno dei 26 aeroporti di interesse nazionale. E allora io dico, finiamola di stare col cappellino in mano fuori alla porta della Regione Puglia, e credo una cosa fondamentale in questo, non basta più riunione a destra e a sinistra. Io credo che tutti voi, compreso il presidente della quinta commissione, dovete andare direttamente da Vendola. Okay. È l'unica strada. Okay. E vi consiglio questo. Grazie Alfredo Conti, grazie. E allora, Cervellera, aeroporti di Puglia, ora noi non vogliamo criminalizzare nessuno, è cambiato, ora non c'è più, per fortuna, Di Paola. Per fortuna nostra. Mi sarebbe piaciuto che si fosse candidata alla regione Di Paola, perché per come ha boicottato l'aeroscalo di Grottaglie, con qualunque partito si fosse candidato alla regione sarei stato il primo a fargli campagna elettorale contro, non per una questione partitica di centrodestra o di centrosinistra, ma per come ha boicottato l'area ionica, a nessuno è consentito schiaffeggiare una terra, un territorio già schiaffeggiato. Dicevo, Aeroporti di Puglia deve capire che è un gestore degli aeroporti, non è il padrone assoluto. È giustissimo, tu sai che io insieme ai colleghi tarantini, che a volte vengono messi pure in cattiva luce, ma devo dire che tutti quanti insieme abbiamo fatto una battaglia su questa questione dell'aeroporto, ha ricordato Cristella l'ordine del giorno di cui fui il primo firmatario in consiglio regionale, e anche questa cosa della convocazione giovedì della commissione è dovuta a questa attenzione che noi abbiamo su questo territorio. Perché la commissione? Perché viene convocato. Io ho fatto immediatamente un'interrogazione. L'interrogazione verte non tanto sul fatto che deve o non deve venire questa opportunità per Taranto, perché CityLine Swiss, così come ricordava Ciccio Gravina, ha già avuto gli slot a livello europeo, cioè gli slot sono gli orari e da dove deve partire. Qui non deve avere autorizzazione da nessuno, essendo un aeroporto nazionale deve poter partire tranquillamente, però deve avere le condizioni identiche che si hanno per aeroporti di Bari e per l'aeroporto di Brindisi. Dove è partita la mia interrogazione? È partita dal fatto che un dirigente di Aeroporti di Puglia si è permesso di dire, venite a Brindisi, vi diamo i migliori incentivi, ma non fatelo su Taranto. Non fatelo su Taranto. Per me andrebbe rimosso questo. Questa è gravissima, e per cui ho chiesto all'assessore Giannini di conoscere perfettamente questa vicenda, insieme agli altri, non da soli. Gli ho fatto come interrogazione, ma ho chiesto immediatamente al presidente Pentassuglia di convocare la nostra commissione, perché voglio sentirlo lì. E la cosa ancora più grave, al fatto che il manager di questa CityLine Swiss abbia confermato: no, io voglio venire su Taranto perché ho fatto dei calcoli commerciali, mi serve Taranto per queste tratte. Questo gli ha mandato successivamente con un altro dirigente, un certo Amentuni, gli ha mandato, si chiama handling in inglese, il fatto che vengano, toccano su Taranto, il triplo del costo che si tiene a Brindisi. Allora, se non è boicottaggio questo... Se non è boicottaggio, poco ci va. L'assessore Giannini a tutti noi ha detto con chiarezza che se ci sta una compagnia esterna che non chiede incentivi, e in questo caso non chiede incentivi, va favorita nello stesso costo che avremo a Brindisi. Ecco, per cui io sono molto ottimista da questo punto di vista, che nella commissione a cui ho chiesto al presidente Pentassuglia partecipi l'ENAC, è l'ente gestore in qualche modo degli aeroporti in Italia, l'ente nazionale aeroporti, l'ENAC Puglia, perché ci possa assicurare che questa è una cosa seria, ci possa assicurare, perché noi certamente fregature non ne vorremmo, perché se abbiamo una fregatura difficilmente abbiamo chiuso per sempre con l'aeroporto, che questi sono delle persone serie, ci garantiscono che siano persone serie, e poi si parta
da Tallo Grottaglie, perché è una grande opportunità non tanto per i voli di linea, ma è una grande opportunità per quanto riguarda il turismo. Chiudo sugli aspetti, qui rapidamente sulle cose dette per quanto riguarda Vendola. Io l'ho scritto nell'interrogazione, io ritengo che Vendola su questo si possa misurare, su questa cosa in modo particolare, perché lui ha fatto una cosa importante, non ha fatto solo le dichiarazioni, nella prima riunione di giunta, è bene che i telespettatori lo sappiano, nella prima riunione di giunta ha chiesto a tutti gli assessori di fare un piano per Taranto, ciascuno nel proprio ramo, nel proprio assetto, perché Taranto non solo si è adottata così verbalmente, ma si è fatto con un piano specifico. Io gli chiederò anche di sentire i consiglieri di Taranto, perché credo che siamo in qualche modo come dire, partecipi a questo piano insieme agli assessori.